La cosa più interessante è che tutta la parte sui diritti fondamentali, soprattutto i diritti sociali, che è stata, diciamo, fissata nella Carta del Carnaro negli anni 20, la ritroviamo integralmente nel testo dell'attuale Costituzione. Cioè, in altre parole, anche se esplicitamente non si è voluto riconoscere, però diciamo che D'Annunzio era arrivato 25 anni prima. Io direi che, per esempio, uno spunto di grande interesse della Carta del Carnaro è che addirittura non solo si prevede la libertà religiosa, ma addirittura si prevede la tutela di chi è senza tempio, cioè di chi è ateo, cosa assolutamente sbalorditiva se pensiamo che siamo un secolo fa. Io direi che è uno dei tanti tasselli della nostra storia costituzionale, cioè qualcosa che è stato scritto col proposito che durasse non sappiamo bene quanto, ma è stato poi assorbito rapidamente in poche settimane, per cui, come dire, è una delle tante fasi dello sviluppo costituzionale italiano. Cioè, quello su cui insisto è che è sbagliato a pensare alla Carta come uno strumento localistico, cioè interessante un'area limitata del territorio che poi diventò nazionale, mentre in realtà va inserita nello sviluppo complessivo del nostro costituzionalismo.